Queste ricche acque, illuminate dal sole, si trovano all'estremo nord dell'antica Tetide, o Oceano Mesogeo, che separa i due unici continenti della Terra, Boreale e Australe. Una volta all'anno, queste acque diventano teatro di uno stupefacente spettacolo naturale. Centinaia di femmine di oftalmosauro, tutte provenienti da acque più profonde, affluiscono qui per dare alla luce i loro piccoli. Sono questi i rettili marini più antichi e, avendo sviluppato corpi idrodinamici simili a quelli dei pesci, si sono perfettamente adattati alla vita nell'acqua. La maggior parte degli altri rettili marini, come i criptoclidi, usa tutte e quattro le pinne per inseguire enormi banchi di pesci. Come ali subacquee, le pinne battute alternatamente consentono una grande manovrabilità e scatti fulminei quando vengono mosse simultaneamente. Questo singolare sistema di locomozione è destinato a scomparire dall'oceano alla fine dell'epoca dei dinosauri. Anche la sopravvivenza degli animali che vivono sugli isolotti lagunari dipende esclusivamente dal mare. Sulle affollate scogliere vive una colonia di rettili volanti. Questi pterosauri marini si chiamano ranforinchi. Hanno sviluppato un metodo particolare per catturare i pesci senza bagnare le membrane delle ali. I loro becchi affusolati lambiscono la superficie dell'acqua, afferrando tutto ciò che capita a tiro. I denti di questi rettili possono apparire strani, ma sono fatti apposta per ghermire dall'acqua animali sguscianti come i pesci. Riuscire a inghiottirli è però tutta un'altra faccenda. Mm.